abbiamo ospite qui la funzionaria della sovrintendenza Nadia Caro. Ciao. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi parliamo di questo bellissimo monumento qua di epoca nuragica, adesso ci dirà tutto. Allora, ci troviamo proprio all'interno, nel punto focale della Valle dei Nuraghi di Torralba, che comprende ovviamente anche parte dei comuni limitrofi, che è un'area caratterizzata da un'incredibile densità di monumenti archeologici. Cioè, qui è presente proprio una rete di monumenti nuragici, tra i quali anche grazie agli studi di Lavinia Foddai è stato individuato il Nuraghe Sant'Antine e il Nuraghe di Torralba come capostalti, diciamo così, fondamentali di questo sistema insediativo, e poi tutta una serie di monumenti nuragici disposti lungo questa valle in una rete, diciamo così, dove ci sono diversi livelli dei monumenti nuragici. Quindi abbiamo appunto il Nuraghe Sant'Antine, abbiamo per esempio vicino il Nuraghe Oes e così via, andiamo verso poi i Nuraghi Monotorre. Non solo, perché chiaramente oltre ai monumenti nuragici, oltre ai Nuraghi, abbiamo anche la presenza di tombe di giganti, anche se queste, bisogna dire, sono 9, quindi sono in numero minore rispetto a quelle che penseremmo di trovare in questa valle. Però diciamo così, siamo proprio in uno dei fulcri dell'archeologia nuragica in Sardegna, ed è proprio qui che sorge quello che probabilmente è il più maestoso esempio di architettura nuragica. Quindi la meraviglia del Nuraghe Sant'Antine è proprio che questo è un nuraghe complesso, quindi un nuraghe con torre centrale e trilobato, con pianta di triangolo praticamente equilatero. La cosa sorprendente è che è frutto di un progetto unitario, quindi inizialmente si pensava che appunto la torre centrale fosse, insomma, risalente a un primo periodo e poi ci fosse l'adduzione delle torri laterali. In realtà si è visto che tutto nasce contestualmente, quindi è tutto frutto di un progetto unitario. Non solo, chiaramente noi qui siamo proprio nella zona di Cabo Abbas, che, come ci dice il nome, appunto è una zona ricca di acque e di sorgenti, e ci troviamo proprio al centro di una pianura alluvionale. Quindi perché è stata scelta questa posizione, che era, diciamo così, soggetta potenzialmente anche a allagamenti, invece delle solite posizioni dei nuraghi che normalmente, insomma, stanno anche sui speroni, insomma su punti? Ecco, la questione è che questo nuraghe doveva sorgere proprio qui, perché è qui la sua importanza strategica, che è un'importanza che ancora oggi, perché ancora oggi siamo praticamente attaccati alla principale, al principale tracciato viario della Sardegna, che ricalca comunque un tracciato antico, mentre verso est si andava verso l'interno, verso il Goceano. Quindi il nuraghe doveva sorgere qui. Allora, cosa hanno fatto questi costruttori? Siamo in un periodo, diciamo, intorno al 1600 addirittura avanti Cristo. La costruzione del nuraghe è stata preceduta dalla realizzazione di un incredibile sistema idraulico. Quindi è stato, le acque sono state convogliate, poi vedremo all'interno, sono state convogliate all'interno di ben 3 pozzi. È stato creato questo sistema di drenaggio che consente, in condizioni di accumulo eccessivo di acqua, quindi in caso di alluvioni, di avere un sistema, diciamo, di troppo pieno, che quindi manda l'acqua in eccesso fuori dal murale. E solo dopo aver diciamo così, realizzato questo sistema, sono state realizzate le poderose fondazioni e quindi la struttura del murale vera e propria. Eccoci qua all'interno del cortile. Benissimo Nadia, allora adesso siamo all'interno del cortile. C'è un ampio cortile, cosa che non c'è in altri posti. Allora, in effetti il cortile del Nuraghe Sant'Antine, con un'ampiezza di circa 100 metri quadrati, è il più ampio tra quelli finora, insomma, individuati, tra quelli messi in luce. Tra l'altro è un cortile dove, oltre all'ingresso principale, abbiamo ben 7 accessi diversi che ci portano alle diverse zone del nuraghe, quindi è veramente il punto focale del monumento, anche considerando che vicino a noi c'è il pozzo del cortile, che è il pozzo, diciamo così, principale.
E adesso la ghiera che vediamo è una ghiera di restauro anni 60, la parte originale è quella più in basso, il pozzo è un pozzo profondo circa 5 metri, molto stretto, tra l'altro è uno dei pochi pezzi del monumento che ancora deve essere sottoposto a scavo stratigrafico. La prima cosa che uno quando entra nota è subito la torre centrale. Certo, la torre centrale è impossibile non notarla anche perché è alta quasi 18 metri, quindi questo significa praticamente quanto un palazzo di 6 piani. E non è tutto, se pensiamo che chiaramente quello che vediamo è solo la parte residua, perché quando il monumento era integro arrivava fino a 24 metri. Infatti la torre centrale come è composta in pratica da tre tolos, cioè tre camere chiuse a falsa cupola, che si sovrappongono una alle altre. La prima camera è conservata a un'altezza di 8 metri, la seconda lo stesso è conservata, l'ultima invece adesso non si è conservata e ha le funzioni adesso di terrazza con affaccio insomma sulla valle. Sì. Le torri laterali chiaramente sono caratterizzate dal sistema di chiusura nuragico, quindi dal sistema della tolos, che prevede la presenza di anelli, di blocchi, insomma, che vanno progressivamente a restringersi verso l'alto, ed è caratterizzata in particolare dalla presenza, vedete, di queste feritoie, che servivano in particolare chiaramente per la luce e anche per il ricambio dell'aria. Nelle torri laterali di monumenti analoghi, come per esempio il nuraghe a Rubio di Orroli, per esempio nella torre C, che è una torre che ha lo stesso questo tipo di sistema di feritoie, con i recenti scavi effettuati da Fulvia Lo Schiavo è stata individuata proprio nella cosiddetta camera delle donne l'area dove si faceva il pane, quindi si macinava e poi c'era anche al centro del pavimento una piastra di cottura dove appunto veniva realizzata la principale materia prima, insomma, dell'età nuragica. Quindi insomma possiamo ipotizzare che anche nelle camere laterali di questo nuraghe potessero esserci delle attività anche di questo tipo. Dalla torre ci mettiamo direttamente nei corridoi. Siamo all'interno veramente di un ambiente spettacolare. Si tratta di corridoi lunghi circa 23 metri, lo vedremo su questo lato e lo vedremo anche dall'altro lato del monumento, e c'è proprio un sistema di corridoi e di, diciamo così, di scorciatoie che collega tra di loro le torri laterali. E quindi fa in modo che tutto questo monumento, come dire, sia interamente percorribile, da ogni parte si possa raggiungere, si possano raggiungere le altre. Questa camera, chiaramente, questo corridoio fa impressione perché è composto da questi grandissimi massi ciclopici che richiamano un po' quella che è l'opera ciclopica della civiltà micenea. Con la differenza che chiaramente qui siamo in un'epoca anteriore. È molto recente, i lavori che stiamo facendo sono lavori sia di scavo, sia di restauro, sia di sistemazione del monumento, quindi una delle ultime cose che abbiamo fatto è stata la sistemazione dell'impianto di illuminazione, che ci rende possibili anche insomma possibile godere del monumento nella sua forma insomma più meravigliosa. E rispetto agli altri corridoi che intersecano, diciamo così, questo piano del monumento, ne abbiamo uno, come vedete, questo, che è sopraelevato. Anche questo l'abbiamo fatto illuminare proprio di recente con gli ultimissimi interventi, e in pratica attraverso una scalinata che è su questo lato si accedeva all'interno del secondo pozzo del monumento, e il pozzo è stato individuato nella Torre Nord. Non era nota la presenza di questo pozzo fino agli ultimi scavi che sono stati diretti da Antonietta Bonino e condotti da Franco Campus fino al 2010, e che appunto hanno rivelato l'esistenza di questo pozzo nella Torre Nord.
Quindi anche in questo caso si tratta di un pozzo profondo all'incirca 5 metri e mezzo, che però a un certo punto è stato, come dire, sacralizzato, la sua ghiera è stata ristretta e il pozzo è stato chiuso e non è stato più utilizzato. Sul suo fondo è stato deposto un vaso molto particolare, con una forma insomma che non trova confronti nelle altre forme ceramiche insomma del mondo nuragico, e è stato in qualche modo quindi sacralizzato, e quindi a un certo punto questo pozzo non si è utilizzato più e qua, diciamo così, si è ripristinato un successivo piano pavimentale. Perché questo è successo? Probabilmente perché questa è una camera che, quando c'è una grande abbondanza di acqua, tutta questa parte noi la ritroviamo allagata. Quindi probabilmente è stato un intervento successivo per sempre andare a contenere questo problema delle acque. Invece adesso all'interno dell'altro corridoio del primo livello, e come vedete anche qui abbiamo la presenza della stessa opera ciclopica e la stessa tecnica dei corridoi che progressivamente verso l'alto vanno insomma a chiudersi e ad essere aggettanti. Anche qui è rilevata la presenza di numerose feritoie. All'interno della torre ovest, che quindi come vedete è molto simile per tipologia ma anche per stato di conservazione alla torre che abbiamo visto sull'altro lato, sulla torre est. E mi sono dimenticata di dirvi che invece nella torre nord è presente l'unico altro accesso del nuraghe verso l'esterno, quindi abbiamo l'accesso al cortile principale, c'è anche un accesso nella torre nord. Adesso entriamo all'interno della torre centrale. Allora, ci troviamo all'interno della prima tholos della torre centrale, e quindi un ambiente eccezionale anche per fattura, dove vedete la presenza sempre del sistema tholos, ma dove vedete anche la presenza di tracce che ci indicano che qua si trovava un soppalco ligneo che andava ad immettere in quell'altro ambiente che vedete lì sopra oltre il finestrone di scarico. Inoltre, anche grazie appunto al nuovo impianto di illuminazione, è possibile osservare le bellissime tracce di decorazioni di pitture rosse che sono presenti su questa camera, che probabilmente era completamente ricoperta di questa pittura e che appunto le analisi hanno rivelato essere dell'ocra mista comunque a dei collanti di origine animale, posta su uno strato di gessoso.
Non è perfettamente nota chiaramente la funzione di questa camera, anche perché si tratta di una camera che ha un corridoio anulare, cioè invece delle classiche nicchie che si trovano normalmente all'interno dei nuraghi, che quindi possono avere insomma anche una funzione di carattere anche utilitaristico. Invece in questo caso lo spazio che sarebbe dovuto essere occupato dalle nicchie è occupato dalla realizzazione di questo corridoio che proprio gira tutto intorno a questo ambiente, come se qua all'interno si dovesse svolgere magari qualcosa per cui le altre persone che venivano insomma non dovevano passare dentro per non disturbare. E in particolare quindi il corridoio corre lungo tutto il perimetro di questa torre, e in quell'area è stato individuato il terzo e ultimo pozzo del monumento, che è quello più piccolino e che quindi porta a 3 il numero dei pozzi, delle riserve d'acqua che erano presenti all'interno di questo monumento. In questo caso all'interno di questo pozzo sono state rinvenute anche dei frammenti di ossa di cane, e quindi anche in questo caso è stata ipotizzata comunque una possibile funzione, anche non solo in chiave di approvvigionamento di acqua ma anche in chiave sacra, in quanto sappiamo che il cane era un animale insomma con particolari connotati. Per salire i livelli successivi ci serviamo della scala che ha una forma proprio coclide ed è realizzata all'interno del paramento della torre e che quindi percorre salendo proprio diciamo con un andamento elicoidale la torre in tutta la sua altezza fino a farci raggiungere appunto il secondo livello, il terzo livello. E poi da lì sicuramente, quando il monumento era ancora integro, si arrivava al vero e proprio ballatoio, al vero e proprio terrazzo. Allora, siamo arrivati al primo piano del nuraghe e ci troviamo davanti al finestrone da dove originariamente, prima dello scavo, si entrava, si accedeva all'interno del nuraghe Santo Antine. E da dove? Vediamo proprio in direzione frontale a noi la mole del nuraghe Oes, l'altro gigante della piana, che dista da questo nuraghe solamente 800 metri. Quindi sono proprio due monumenti ravvicinatissimi. Quindi gli scavi appunto hanno riguardato prima di tutto la parte del cortile che era completamente ingombra dai resti del crollo del monumento, che in parte sono stati riutilizzati in epoca romana, quindi nei monumenti che vedete sia all'interno dell'area archeologica, quello è un doliarium, cioè un magazzino con dei grandi doli per la conservazione delle derrate, e poi le maggiori tracce di età romana sono proprio davanti all'ingresso del monumento, e altre tracce stiamo mettendo in luce con lo scavo archeologico che è ripartito proprio lo scorso autunno dopo una pausa di oltre 10 anni. Quindi a seguito dello scavo è stato quindi possibile ripristinare l'accesso originario, quindi gli scavi qui sono dopo una serie insomma di scavi anche fortunosi, perché qui per esempio venne fatto un intervento anche in occasione della visita di Carlo Alberto, quindi nel 1829. Il Santo Antino è uno dei primi monumenti noti che viene disegnato e poi venne chiaramente scavato in maniera invece organica da Taramelli, che ne dà un'edizione scientifica molto completa nei rendiconti dei Lincei, quindi lo scavo è degli anni 30, e lo studio viene pubblicato nel 39, quindi si tratta praticamente di uno degli ultimissimi studi di Taramelli che ne costituisce un po' anche il testamento per quanto riguarda lo studio della civiltà nuragica, ed è proprio significativo che questa carriera di Taramelli si chiuda proprio con gli interventi qua a,
a Torralba Sant'Antime. Invece altri materiali, oltre quelli spoliati in età romana, chiaramente sono stati spoliati anche nelle epoche successive. Per esempio abbiamo notizia dell'uso dei materiali di questo nuraghe per la costruzione della fonte pubblica del paese. È una tholos più ridotta e quindi anche a livello di altezza, però costruita con la stessa perizia e con la stessa tecnica. Ne approfitto anche per farvi notare proprio nel paramento murario anche la presenza di questo sistema di zeppe, quindi queste piccole pietre che vengono infilate tra un blocco e l'altro, che sono quelle che poi dà la stabilità al nuraghe, perché ricordiamocelo, gli edifici nuragici sono costruiti con pietre a secco, quindi non c'era un legante, non c'era una malta cementizia come possiamo trovare nelle epoche successive. E quindi questo, essere riusciti solo con la pietra a secco a realizzare queste strutture così imponenti, veramente ancora oggi ci lascia a bocca aperta. Tra l'altro questa è una camera particolare, perché questa camera del secondo livello, come possiamo vedere, su tutti i lati è praticamente perimetrata da questa panchina, e probabilmente doveva avere la stessa funzione delle capanne delle riunioni, e quindi avere una funzione quasi, diciamo così, di sala consiliare, sala del consiglio. Questa è almeno l'interpretazione che ne viene fatta. Ci troviamo adesso nel terzo livello, e quindi questa era la terza tholos che stava a coronare la torre centrale. Quindi noi siamo adesso non su un terrazzo, ma originariamente questo era il pavimento dell'ultima camera, quindi questa continuava chiudendosi con un'ulteriore falsa cupola dell'altezza di circa 4,5 metri, e quindi ci dobbiamo immaginare da qui altri 4,5 metri, e sopra essa in pratica il ballatoio e la terrazza del nuraghe, diciamo, vera e propria, che qui siamo su una quota di 17 metri, arrivava almeno fino a 24 metri. Quindi, come vedete, già da qui noi abbiamo sulla piana una visione eccezionale, e questa proprio vicinanza tra il nuraghe Sant'Antino e il nuraghe Oes, ma anche con gli altri nuraghi che insomma sono sparsi nella valle, da questo punto di vista è veramente impressionante. E possiamo approfittare di questo punto di vista anche per verificare l'andamento degli ultimi scavi. Quindi gli ultimi scavi che noi stiamo cercando, insomma, di portare avanti, seppure con un'area abbastanza ridotta, però già hanno messo in luce delle strutture rettilinee, quindi di pertinenza di età romana. Ma come vedete lì in fondo sta emergendo una grossissima muratura, che con l'avanzamento delle ricerche non escludiamo che possa identificarsi con l'antemurale, perché l'antemurale di questo nuraghe non è mai stato messo in luce. La caratteristica di questo scavo, noi stiamo cercando di fare uno scavo, comunque si è anche vista il monumento molto visitato, il Sant'Antino è il monumento più visitato del Nord Sardegna, con oltre 40.000 visitatori annui. E quindi stiamo facendo uno scavo comunque visibile al pubblico, che può vedere i progressi dei lavori, e soprattutto stiamo cercando, come avete visto oggi, di coinvolgere le scuole, soprattutto della zona, per fare in modo che questi bambini, questi ragazzi, si approprino di questo patrimonio e imparino ad amarlo, ma imparino anche a proteggerlo e a prendersene cura. Queste meravigliose scale, così come da quelle che sono speculari sull'altro lato, si accede al bastione vero e proprio, che quindi collegava il primo e addirittura il secondo livello del bastione di questo monumento, che era costruito esattamente allo stesso modo, insomma, della torre centrale, quindi coi volumi progressivamente che si vanno restringendosi uno sull'altro. Allo stesso modo sono realizzati i corridoi superiori in questo primo livello, e poi addirittura nel secondo livello del bastione. Quindi questo fa veramente di questo monumento
E anche se vediamo la sua ricostruzione, a vederlo davvero sembra quasi un castello medievale. E sì, l'impatto, immaginiamoci, sul territorio circostante doveva essere veramente straordinario. E uno studio che manca e che vogliamo intraprendere a Torralba, che invece è stato fatto per il nuraghe a Rubio di Orruli, è quello che riguarda il paleoambiente. Allora, perché lì appunto una serie di studi palinologici hanno dimostrato che mentre durante il periodo iniziale di costruzione del monumento, diciamo, questo nuraghe si trovava al centro di un fittissimo bosco, invece in periodo successivo, e forse probabilmente anche per un disboscamento dovuto anche all'azione delle persone che dovevano costruire questi monumenti e quindi avevano bisogno insomma di carpenteria lignea, questo paesaggio diventa brullo e quindi abbiamo proprio l'impatto che ha avuto l'uomo nuragico comunque sul suo ambiente. Quindi questo non è un ragionamento che è valido solo per il periodo contemporaneo, che tra l'altro è un ragionamento molto attuale, ma già appunto nell'età nuragica l'impatto antropico della popolazione aveva un fortissimo impatto sul territorio circostante, anche con interventi di questo tipo. Quindi io adesso vi invito a proseguire la visita nel bastione, quindi percorrere i corridoi del primo livello e del secondo livello, dove potrete raggiungere il punto che vedete lì in alto, che è il punto d'affaccio più bello sul cortile, e avere veramente una panoramica su questa valle e su tutto questo meraviglioso territorio. Quindi spero che questa visita, per quanto veloce, sia stata interessante. Io ti ringrazio tantissimo, Nadia, funzionaria della sovrintendenza Sassari e Nuoro. È stata bravissima, che dirti, spero di rincontrarti nuovamente. Io voglio ringraziare l'amministrazione e il comune di Torralba, la sovrintendenza, i beni culturali, a te che sei stata disponibile. Abbiamo trovato anche l'attività dei bambini, è stata molto bella da vedere. Ti ringrazio e noi ci vediamo in un'altra prossima occasione. Ciao a tutti. Arrivederci. Grazie.